di qua per mettere un poco a fuoco. Buongiorno, come stai? Sì. Dai, stop. Così vicino, guarda, non si vede. Fai un mi. Dai. Con le mani. Dai. Tanti, avvicinare. Voglio fare un po' di nata sulla classe. Dobbiamo guardare, dobbiamo andare. Ma perché c'è pure il coso? Avvicinati e riviglia, coglione! Dov'è la mamma di Patrizia? Dov'è la mamma di Patrizia? Dai. Prende perfetto, professore. Parli, professore, guarda. È affrontato, ora si avvicina pellicola. Professore, parli, guarda che cosa. Ma non è pellicola, ma è il nastro. Vabbè, non si preoccupi. Professore, è qua, un commento sui ragazzi del Cutelli, professore Avisardo. Professore, un commento. Ci sanno, la professore che è in diretta. Professore, un commento. No, deve fare un commento, professore. Buongiorno, professor, per la televisione? Sì, la televisione. No, è serio, è una cosa seria. Che ora è, caff? Va bene, interrompiamo, arriviamo. Prendete l'orologio per mio fratello. Una bella manonata, sopra il resto. Buongiorno, posso? Niente, un momento, posso, mi scusi. Fai così. Un sorriso per la stampa. Basta. Disgraziato. Antonio, sei brutto. È venuto bene quello lì. È venuto bene. Sì. Lei sta qua. Perfetto. Che cosa? Di qualcosa che si sente. No, non dire minchia. Antonio, siamo Gere e Luca. Dai. Avvicina oggi. Antonio. No, c'è pare. Antonio, mi devi inquadrare mentre scappano, capito? E la fai da sotto, allora ti Antonio, inseguici la telecamera. Parla, che si sente. Anzi, stai fermo, fai Antonio. C'è la cassetta. Ah, sì. Non lo so, sta video facendo. Professore, rimarrà per sempre. Ora qua, mare. Vai, tutti i gridi che sai. Vai. Sta funzionando? Premendo questo pulsante, accendi. Qua. Via. Un'intervista a Maugeri? Prego, Maugeri. Qua abbiamo Enricuccio Musumeci in primo piano. Via campo, Paternò. Dove è il professore? Che personaggi. Mi ha inquadrato, fermo, signor Rizzo. Ora ci avviciniamo. Minchia, Pennisi in classe, il mio professore. Pennisi, minchia, venite in classe. Minchia, Pennisi in classe. Stacca che stai riprendendo. Vieni qua, attacco. Buongiorno a tutti, intervista, professore, buongiorno. Sore, è un'intervista, riprendendo quelli della classe, non so come sta. Sono io, sono stato.
Ecco qua la classe portale, ci avviciniamo a Tano Arena. Ursino. Professore, professore, un saluto, professore, un saluto, un saluto, professore. Sono un saluto. Dalla classe, dalla classe. Classe di capi. Qua vediamo. Ah, Maccarroncino, ecco Maccarroncino, guarda. Questo è professore, 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 è troppo bello lei, ah, professore, magari lei. Il professore è del Cutelli. C'è il corso C, che ci sono delle ragazze, il corso H, anche per le ragazze, anche per le ragazze. Ma... Non possiamo sul Cutelli? I ragazzi, però non si preoccupa. Voglio le ragazze, ragazze, femmine. Femmine, cioè, di massimo. Punto. Appunto. E allora, tu hai che cosa vuoi che sia? Cosa ne pensi di questa scuola? Questa scuola è una buona scuola, l'educazione, preparazione, insomma, professore. Ci scappiamo. Una panoramica sulla classe mentre fa compiti di latino. Aspetta, aspetta. Troppo a maglia la ora. Una panoramica ora. Aspetta, fammi inquadrare bene. Un attimo così. È attaccato Luca? Sì, è attaccato. Perfetto. Vediamo le ragazze in testa, alle spalle. Senti, scusa. Dai, posso andare? Ada Rossi! Dal bagno femminile passiamo ora al bagno maschile. Ecco l'entrata. No, come vedete i bagni fanno tutti schifo. Sia quelli maschili, sia quelli femminili. Non si contano gli insulti ai professori, al preside e tra gli alunni stessi. C'è una vera e propria guerra, una vera battaglia di insulti. Ed ecco qui uno, un artista degli insulti, un ragazzo, il signor Caff. Signor Caff, nostro bidello preferito. Lui è bidello, Signor Caff, invece qua abbiamo un autore. Facci vedere qualche scritta che ha fatto. No, ha fatto Marta Calì. E queste qua sono contro di me, per esempio. Queste contro di me. Nel culo non sei chi. E allora la risposta vogliamo vedere. Allora, qual è la risposta di Cosentino? Queste sono state cancellate, questa qua. Poi vediamo. Abbiamo le prove, ti possiamo rovinare. Sì, ti posso rovinare. Quella compagnia. Le vere e proprie opere d'arti, d'arte, dei disegni by Antonio Sorrentino, il nostro artista, autore anche di numerose copertine di inviti per le varie discoteche catanesi. Femminile, e vediamo chi esce dal bagno femminile. Vai, esce Antonio. Non vuole uscire. Vedete come nel bagno entrato. Vedete? Ecco. Sempre Ada Rossi. Sempre fuori. Dove di la sera. Possiamo andare in bagno. Ed ecco un nuovo professore. Antonio Pulvirenti. Professore Pulvirenti. Si riferiscono ai professori. Professore Pulvirenti, cosa ne pensa del Cutelli? Della scuola di drogati. Femmine emerse. Panoramica sul corridoio, corridoi che sembrano i corridoi del carcere. È una ragazza che entra in terza H, grande movimento attorno alla terza H, gente che entra, gente che esce, terza sempre, H. Sempre. Luca Emmi, terza H. Avevo staccato già. Io non ho detto, minchia, le grade, minchia, di... la signora che... Vai, pronta? Aspetta. Io aspetta, fermo. Ed ecco come vi avevo detto prima, vi avevo parlato del carcere, ed ecco le grate che separano il corridoio dall'esterno. Ora l'ingresso del Cutelli, ed ecco i gelati, il signor Rizzo.
un simbolo a Cutelli. Sì, zitto. Hai staccato Luca? Sì. L'ha detto? Non lo vuoi dire faccio? In palestra. Stasera in discoteca, In palestra. No, c'è Santo Cita, si incazza. No, no, no. Ascolta ma a me. Ma nei bagni siamo andati. Sì, sia in quello maschile che in quello femminile. La moto, pure lì. Ah, la moto. Vai. Accesso. Ecco il cartellone della favolosa serata. E la moto dell'organizzatore della favolosa serata. La non curante del professori. Ecco Platone, cosa dice Platone? Hai detto cosa dice Platone? Non si legge. Ah, il signor Zizzo che illustra, il Cicerone. Il signor Zizzo non si legge Platone. Aspetta, in che non il signor Zizzo, ma che parla del Cicerone. Vai. Siete. Ecco il signor Zizzo che illustra la celebre scritta di Platone. Quando l'adunzione sono divenire un essere super. Super? Lativa? Superamente. Ecco la nostra gloriosa classe, ex. La quarta H, ex. La professoressa Capizzi. Un'ottima professoressa. Andiamo. Grazie professoressa, arrivederci. Sono un coglione. Ha spento la luce dei corridoi. Fermo. Vai. Hai acceso? Sì, acceso. Vai. Ed ecco una ripresa abusiva da un buco della classe. Dove c'è stampato una minchia. Ed ecco un rappresentante d'istituto, Giancarlo Consoli e Antonio Pulvirenti, amici per la pelle. Ma quello non si sente l'audio. Sì. Non è che non lo facciamo con l'audio. Questo va in onda durante mentre si banca. Va in onda mentre si banca. No, è normale, lo facciamo con la stop, ma parliamo. Ora che cazzo gli dici? L'hai staccato? Guarda, il buco l'avete fatto? L'abbiamo fatto. Andiamo, Giancarlo. Guarda, vedi che sto scoprire dove è. Io, a qua ci vuole.